Bentrovati cari amici e care amiche per questo ultimo appuntamento che cade con la giornata della commemorazione di tutti i fedeli defunti e l'ultimo appuntamento nel quale cerco di spezzare il pane della parola in questa settimana. E lo facciamo proprio nel giorno in cui ricordiamo i nostri cari. È un giorno carico di affetti che sentiamo crescere nel cuore ed è anche un giorno caratterizzato sicuramente dal dolore, dal ricordo dei nostri cari che ci hanno lasciato e nello stesso tempo però anche di speranza, pensandoli insieme con il Signore e con i santi. Ci mettiamo in ascolto della parola del Signore invocando lo Spirito Santo. O Dio che hai istruito i tuoi fedeli con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto e della sua consolazione. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dicevo, introducendomi a questa meditazione, che questo è un giorno senz'altro caratterizzato dal dolore, ma anche un giorno che deve e che alimenta in noi la speranza, e proprio la conclusione del Vangelo è una conclusione che apre alla speranza. La volontà del Padre, dice Gesù, è che chiunque vede Lui e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Riflettiamo un po' sul dono della vita eterna. E ci domandiamo, ma noi vogliamo davvero vivere eternamente? Noi desideriamo la vita eterna. Se guardiamo alla nostra esperienza, osserviamo che la morte ci pesa, ci dà fastidio e vorremmo proprio rinviarla e rimandarla il più possibile. Vorremmo proprio che non ci fosse, direi. Ma se poi pensiamo che dovremmo vivere per sempre nelle condizioni in cui noi ci troviamo, e quindi se pensiamo a una vita senza un termine, beh, questa vita può risultarci benissimo una vita noiosa, insopportabile, pesante. Quindi avvertiamo dentro di noi, credo, se ci guardiamo dentro una contraddizione. Da una parte non vogliamo morire, e dall'altra non desideriamo neppure continuare ad esistere illimitatamente. Vediamo, la Terra non è creata per ospitarci illimitatamente. Sarebbe una condizione insopportabile, invivibile. E allora occorre che ci domandiamo cos'è che noi desideriamo veramente. Se noi sostiamo su questa domanda e quindi facciamo il processo di entrare in noi stessi, scorgiamo progressivamente che davvero desideriamo una vita eterna. Il problema è che queste parole, vita eterna, forse possono creare una certa confusione perché l'idea dell'eternità e quindi l'idea di una realtà interminabile ci fa paura e
e l'idea di vita così come noi la conosciamo, ci fa difficilmente pensare a una realtà oltre. Bisogna che cerchiamo di cogliere meglio che cosa si intende allora per vita eterna e se osserviamo la contraddizione che c'è dentro di noi, alla fine arriviamo a riconoscere che quello che desideriamo veramente è una vita nella pienezza, la pienezza dell'amore, una vita che duri per sempre, ma senza essere segnata dal calendario con il susseguirsi dei giorni, quindi una vita in una pienezza che noi difficilmente possiamo immaginare, dice Giovanni nella sua prima lettera, quello che saremo non possiamo saperlo. Sappiamo però che vivremo la contemplazione del volto del Signore. Vivremo nella relazione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, nella pienezza. Dunque, se noi ci guardiamo dentro e ascoltiamo in profondità il nostro cuore, veramente arriviamo a riconoscere che quello che desideriamo nel più profondo di noi stessi è poter vivere per sempre il dono della pienezza della vita. Ora ci mettiamo in ascolto, credo, di noi stessi, di quello che abbiamo nel nostro intimo e cerchiamo di raccordarci con la promessa del Signore e di entrare in armonia con essa. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dietro di te per benedirti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.